In quegli anni in cui l'Italia si stava trasformando completamente, cioè fine degli anni 50, inizi degli anni 60, c'è quello che si è chiamato il boom economico, c'è quello che è l'industrializzazione dell'Italia e soprattutto è nata una nuova lingua, cioè la lingua italiana che prima non esisteva perché si parlava normalmente il dialetto, l'italiano è nato attraverso la diffusione della televisione, che a un certo punto ha imposto a tutti di ascoltare un modo uguale di parlare. Ora, tutto questo era direttamente in contatto col lavoro dello scrittore, il quale lavora sulla lingua, e noi scrivevamo e pensavamo come tutti pensavano, come tutti parlavano allora con questa lingua che piano piano si era formata e che trovavamo assolutamente diversa da quella degli scrittori precedenti che ci sembravano venire da un'altra epoca.